Natura incontaminata, spiagge paradisiache, sabbia bianca e mare cristallino, romanticismo e relax, ma per noi soprattutto avventura. Benvenuti alle Seychelles! Le Seychelles sono un arcipelago di 115 isole nell'Oceano Indiano al largo dell'Africa orientale. La capitale, Victoria, è collocata sull'isola più grande, Mahé. È qui infatti che si trova l'aeroporto internazionale. Per arrivarci dall'Italia occorre effettuare almeno uno scalo. Noi, partendo da Roma, decidiamo di fare tappa a Dubai, viaggiando con Emirates. Il volo è comodo, lo scalo dura qualche ora, il tempo necessario per la colazione, ed il cibo a bordo è tipico e sempre apprezzato a pieni voti. Arrivati al piccolo aeroporto di Mahé, occorre prendere un terzo aereo di dimensioni nettamente inferiori, perché la nostra prima tappa è l'isola di Praleng. Dal piccolo ma elegante aeroporto di Praleng, un taxi ci accompagna al nostro alloggio, Côte d'Or Chalet, collocato nell'omonima cittadina. Le villette a schiera si presentano molto accoglienti, essenziali e posizionate in modo molto strategico rispetto al mare. Côte d'Or significa Costa d'Oro ed il perché si capisce subito. L'enorme spiaggia che si affaccia sull'esclusiva isola Chauve-Souris, dai prezzi stratosferici, è conosciuta dai turisti per la sua palma orizzontale. Facciamo qui il nostro primo bagno e ci lasciamo emozionare da un fantastico tramonto. Per cena scegliamo di provare Pizzeria Duberiaria, vicino casa e dai prezzi relativamente contenuti vista la zona. Ci svegliamo presto, nonostante il fuso orario di 3 ore, e partiamo per un tour in barca con appuntamento a pochi minuti dal nostro alloggio. Saliamo a bordo e conosciamo il nostro comandante. The best football player, il miglior calciatore che abbiamo. Il suo nome è Benoit. Il tour di oggi prevede un'escursione alla stupenda Curious Island, con tanto di pranzo e ritorno a Praleng passando per l'isola di Saint-Pierre. Curious è un piccolo isolotto dell'arcipelago delle Seychelles, su cui vive una colonia di circa 500 esemplari di tartarughe giganti, che possono raggiungere anche i 250 kg di peso e sono le più longeve del pianeta. Alcune infatti hanno più di 150 anni. La spina dorsale, quindi ha tutti i nervi che passano lì, ma in realtà la carapace è leggerissima. Le parti più spesse sono fatte come un osso, quindi sono porose. Ed è questa la parte che gli fa da galleggiante, esatto. Ci addentriamo nel clima umido della fitta foresta per scovare altre tartarughe, più piccole e anche più affamate. La vegetazione si è bruciata, è risorta con un verde bellissimo. I graniti invece sono diventati neri e avete questo nero con questo verde brillante meraviglioso. Attraversiamo tutta l'isola su passerelle in legno sospese su distese di mangrovie, abitate da granchi, ragni giganti e strani paguri. Circondati da piante tropicali e fiori di vaniglia, raggiungiamo la zona più alta dell'isola, da dove è possibile affacciarsi e godere di una vista incantevole.
termina vicino alle rovine di un antico lazzaretto, prima di arrivare al luogo del ristoro. Un'ampia struttura con tavoli imbandita a festa, con pesce fresco e specialità locali, preparata al momento dai ragazzi del posto, molto simpatici ed accoglienti. Un bagno qui è difficile da rifiutare e anche se il tempo non sembra promettere bene, saliamo a bordo della nostra barca, diretti all'isola di Saint-Pierre, luogo perfetto per lo snorkeling. Torniamo a riva soddisfatti di questa splendida esperienza e ci incamminiamo verso casa per non perderci il tramonto sulla nostra amata spiaggia. Esploriamo la costa alla ricerca di un posto suggestivo per un aperitivo. Scoviamo Café des Arts, o meglio, il suo balconcino che affaccia sul mare, un brindisi che difficilmente dimenticheremo. A cena proviamo il Pirogue Restaurant and Bar, che a differenza degli altri locali della zona offre un menù alla carta. Scegliamo il pescato del giorno, filetto di pesce freschissimo e spiedini di frutti di mare. La sveglia suona presto. Oggi qualcuno si immergerà all'esplorazione dei fondali dell'isola e qualcun altro rimarrà sulla terraferma a godersi la giornata di sole. Quando Guido rientra è ormai ora di pranzo e decidiamo di assaggiare uno dei famosi takeaway della zona, Mas Takeaway, molto economico e molto buono. Il programma del pomeriggio prevede una visita alla famosa spiaggia di Hans Lazio, ma visto che i tassisti ci propongono prezzi esageratamente alti, decidiamo di muoverci con degli autobus locali, esperienza autentica per immergersi nella cultura seychellese. Il bus ci lascia in un punto in cui inizia una ripida salita. La vegetazione è fitta e umida e ci accompagna anche lungo la discesa che porta ad una delle più belle spiagge di tutte le Seychelles, Hans Lazio. Si è fatta ora di tornare. Sì, perché alle 18 parte l'ultimo bus per riportarci a casa. Sulla strada del ritorno attraversiamo il viale principale, dove i locals vendono pesce appena pescato e c'è chi torna a casa soddisfatto dell'acquisto. A quest'ora la spiaggia è tutta per noi e ci godiamo il nostro ultimo tramonto qui a Pralène sull'ambita palma orizzontale. Salutiamo così questo luogo magico. Ci svegliamo di prima mattina e andiamo alla fermata del bus. Siamo diretti al porto di Pralène, dal quale dobbiamo prendere un traghetto per raggiungere l'isola di La Digue. Questa rappresenta la terza isola per grandezza, ma a nostro parere la prima per bellezza. Lungo la passerella che porta al molo intravediamo una tartaruga che ci augura un buon viaggio. Facciamo i biglietti, attendiamo qualche minuto e salpiamo. Appena approdati alla Digue noleggiamo le bici, modo pratico, divertente ed economico per girare l'isola. Ed è così che inizia il nostro tour in sella. Seguiamo una lunghissima strada nella foresta tropicale che ci porta a Grand Anse, un'enorme distesa di sabbia dorata dalla quale è facile raggiungere Petite Anse, che come suggerisce il nome è un po' più piccola ma altrettanto bella.
Ci incamminiamo nella folta e selvaggia vegetazione fino a raggiungere Hans Coco, con il suo Coco's Bar, dove ci rigeneriamo con due spremute fatte al momento. Per pranzo ci fermiamo al Gala Takeaway, dopo aver girato in lungo e largo l'isola alla ricerca di un bancomat dove ritirare banconote, perché qui non è possibile pagare con carta. Pedaliamo a pancia piena in direzione Hans Source d'Argent, che si trova all'interno dell'Union Estate, ex piantagione di cocco e vaniglia. Una volta entrati nel complesso, seguiamo i cartelli e ci troviamo in uno dei posti più belli del viaggio. Ecco finalmente le rocce tipiche delle Seychelles, modellate dal vento e dal mare, un'acqua azzurrissima, le palme che decorano il paesaggio e una vegetazione di un verde estremamente acceso. Ne approfittiamo per un bagno. Ritorniamo verso il porto per rientrare a Pralène e dopo un ottimo caffè espresso siamo pronti per ripartire carichi di souvenir. A cena scegliamo di tornare alla pizzeria Duberiaria, riso bianco e pollo al curry. È arrivato il momento di lasciare l'incantevole isola di Pralène. Infatti dall'aeroporto prendiamo il primo volo diretto a Mahé. Saliamo sul piccolo aeroplano di bandiera e salutiamo l'arcipelago dall'alto. Atterrati a Mahé, carichiamo i bagagli nell'auto che abbiamo noleggiato dall'Italia e ci richiamo verso la capitale, Victoria. Capiamo fin da subito che la città è diversa dai paesi che abbiamo visto fino ad ora. C'è più gente ed è più caotica. Decidiamo di viverla dall'interno e per questo ci addentriamo nel famoso mercato cittadino. Qui vendono frutta, verdura, abiti coloratissimi, spezie di ogni tipo e prodotti tipici, ma anche pesce fresco appena pescato, irresistibile anche per i gabbiani. Noi ovviamente non esitiamo ed iniziamo la contrattazione, facendo ottimi acquisti. Assistiamo anche alla celebrazione di una messa cattolica, essendo oggi domenica. Ripartiamo da Victoria in direzione ovest, perché si è fatta ora di fare il check-in nel nostro splendido alloggio. È ora di pranzo ed essendo un po' in ritardo, decidiamo di mangiare velocemente nel locale sotto casa, la Dolce Vita, hamburger, patatine e birra Mahé, a chilometro zero. Facciamo un veloce giro in zona, saliamo in macchina e partiamo verso nord alla scoperta dell'isola. Parcheggiamo la macchina ed andiamo al Top Soleil Beach e subito l'isola ci mostra la sua bellezza. Ancora bagnati, ci muoviamo verso Sunset Beach, che, da come lascia intuire il suo nome, è considerato il miglior punto da dove ammirare il tramonto.
Per cena ci concediamo un sushi al Wooden House Café, per poi spostarci al Beach Shack, un locale sul mare con musica dal vivo. Mahé è famosa anche per i suoi fondali, ricchi di flora e fauna marina. E così approfittiamo di un tour al largo per fare qualche immersione e godere delle splendide acque. L'esperienza prevede anche una visita al relitto della Dredger, una draga che ora giace su un fianco alla profondità di circa 25 metri, tra banchi di dentici gialli, stelle marine, pesci trombetta e serpenti di mare. Ritornati in superficie, assistiamo al duro lavoro dei pescatori che tirano sulla rete, mentre altri provvedono a vendere il pescato a bordo strada. Per recuperare le forze, ordiniamo un takeaway dall'Eos Food Bus e ci rimettiamo in macchina diretti al cuore dell'isola, la sua foresta tropicale. Facciamo una breve sosta a Anslilet. Riprendiamo il viaggio ed in pochi minuti arriviamo alla cascata Sosier. Ci spingiamo poi ad ovest fino alla Baie Ternay Beach, una spiaggia abbastanza isolata all'interno di un complesso abbandonato, oggi parco nazionale. La strada conduce ad una spiaggia dove risulta impossibile non conoscere Ronnie, un simpatico personaggio che ha saputo deliziarci con cocchi dal sapore strepitoso e ci ha fatto scoprire il metodo per gustarne appieno la polpa, da provare assolutamente. Mentre torniamo a casa si è ormai fatta ora di cena e andiamo a provare l'Ocean Beach Restaurant, tonno al curry con riso e fries chips. L'ultimo giorno inizia con un'alba stupenda dal nostro balcone, anche se il meteo prevede pioggia. Dobbiamo ancora esplorare grossa parte dell'isola, quindi partiamo subito. Prima tappa, Mirant la Misère, un punto panoramico che affaccia su Eden Island, un'isola artificiale per turisti, caratteristica, ma che forse ha rovinato un po' il paesaggio incontaminato. Proseguendo la strada ci fermiamo nei pressi della Saint Joseph Travailleur, una chiesa letteralmente sul mare, dove però le nuvole iniziano a diventare più intense. Ci muoviamo verso Anse Parnell, la spiaggia dei surfisti, e subito dopo Anse Forbaum Beach, per poi percorrere la strada interna che ci porta a Anse Takamaka Beach. Decidiamo di spingerci fino all'estremo sud e lasciamo l'auto a Police Bay per poi incamminarci in direzione Point du Sud, dove ci ritroviamo soli con un impetuoso mare in tempesta. Ogni spiaggia possiede la propria unicità, come Ancient and Dance, ma in così poco tempo è impossibile godersele tutte. La strada ci porta alla St. Francis d'Assis Bay Lazar, una suggestiva abbazia che dall'alto veglia sulle coste di questa splendida isola. Percorriamo un'interminabile discesa fino ad una spiaggia poco frequentata, Bay Lazar, dove sorge unicamente un 5 stelle. Non avendo molto tempo per mangiare, ci fermiamo al Quality Taste Takeaway, che in realtà è uno dei pochi ristori presenti da queste parti e ci è sembrato veramente buono. Una sosta Anse la Mouche è d'obbligo, ma visto il meteo avverso di oggi, ci ripariamo all'Anchor Café, in attesa che spiova. Ovviamente non riusciamo a contenerci ed anche se il sole sembra che non voglia darci il suo ultimo saluto, non resistiamo all'idea di immergere i piedi in queste acque. Anse Boileau Beach è la nostra ultima tappa e così terminiamo il giro dell'isola assistendo ad una partita di calcio molto sentita nel piccolo paese. Durante il ritorno a casa ci troviamo a festeggiare qualcosa con un'auto che ci precede. Crediamo sia un addio al nubilato, ma non ne siamo molto sicuri.
Anche se ormai tardi e anche se il sole non c'è, non possiamo andare via senza un ultimo bagno. E allora via! Vogliamo goderci fino all'ultimo secondo questa avventura, fino all'ultimo raggio di sole che alla fine sbuca tra le nuvole per un ultimo saluto.